Ciao amica, benvenuta sul mio canale YouTube. Io non sono impazzita, se mi segui già sai che sono un po' pazzerella. Se non mi segui, perdonami, iscriviti a questo canale, attiva la campanella, mi raccomando. In questo video parlo di una borsa Orciani suggerita da te. Ci vediamo dopo la sigla. Amica, come ti avevo promesso, una borsa Orciani è una borsa suggerita da te, me l'ha suggerita la mia amica Aleali, ma sono convinta che insomma questa borsa piacerà tante, e alcune me l'avevano suggerito su Instagram, su Facebook, dove mi seguono e mi scrivono di solito. Ti invito a leggere tutte le informazioni che ho trovato su questo brand sul mio blog all'indirizzo blog.ornellauzino.it. Trovi comunque tutti i link qui sotto e aspetto i tuoi feedback. Metti un bel like se ti piace questo video. Andiamo a spacchettare. La borsa l'ho ordinata online e ho ordinato questo modello in particolare proprio perché me l'ha chiesta, insomma, mi ha fatto una richiesta iper specifica. Poi sono andata sul sito e mi ha incuriosito perché conoscevo già il brand, ma l'ho trovato ultra figo. È comunque un brand strutturato che esiste da tanti anni, vende molto online. E il modello che ho scelto è un modello Sveva, che è uno dei modelli di punta appunto di Orciani. Mi è arrivato in un paio di giorni lavorativi e l'ho pagata a 370 euro. Il bello delle borse originali è che puoi esibirle. Compra sempre originale, mi raccomando. Allora, c'è questo, che è il bello delle borse originali, che le puoi esibire. Compra sempre originale. Bravo Orciani, gli ho suggerito io di scriverle. Sempre la questione è quando si possono mandare i bigliettini personalizzati. Andiamo a spacchettare la borsa. Perché ci mettono la plastica? Ci saranno dei motivi per tutela, lo so, per cura delle fibre, della pelle, però vabbè. Cosa mi ha colpito di questo modello? La questione che ho letto sul sito, che puoi infilare la mano da dentro, cioè puoi infilare la mano dentro anche tenendola chiusa. Quindi questa l'ho trovata, cioè pensandoci, è una cosa figa, no? Perché comunque ci capita spesso di essere sempre di corsa, magari, che ne so, oppure metti il telefono, a volte per alzarlo, soprattutto per le borse che hanno la patta, è un problema. C'è questa bellissima pellame dove la scritta Orciani la senti sotto mano, si vede tutta l'artigianalità e si sente tutto il profumo, appunto, che mi ricorda sempre i pomeriggi in fabbrica, il profumo della pelle. Eccola qui all'interno. La fodera è in colore scuro, come sai non è che l'apprezzo tantissimo perché si vede niente, però insomma, essendo così aperta è facile trovare tutte le cose. Troviamo questa ampissima lampo sul dietro. All'interno c'è questo bigliettino: per tutti i suoi articoli Orciani garantisce l'origine, il processo di lavorazione a regola d'arte, la naturalezza della pelle conciata al vegetale. Ci farò un video poi su sta cosa, pelle conciata al vegetale, al cromo, all'anichino, insomma ci sono tutta una serie di varianti, dove la concia al vegetale è quella che poi amo pure io, sia come proprio tenuta del prodotto, sia proprio come qualità e come impatto con la natura. La qualità dei pellami e l'amore con cui ogni prodotto viene realizzato lo rendono unico e inimitabile, nel segno del più esclusivo made in Italy, e quindi ci dice già che la borsa è fatta in Italia. Yuppie! Qui davanti invece ci sono le tasche. A un primo occhio quello che noto che è stupenda è la tintura. Sai che io impazzisco, cioè ho proprio una malattia mentale, io la chiamo, per la tintura compatta, bella, strutturata, spettacolare, devo dire spettacolare, ragazze. Altra cosa che mi piace di questa borsa è che nella sua semplicità io la trovo davvero intelligente. Poi vado ad utilizzarla perché voglio vedere anche, insomma, l'utilizzo pure di sta cosa mettendo la mano all'interno, vedi? Direttamente così, senza alzarla. Quindi sicuramente ci si può mettere un'agenda, un iPad, può essere tranquillamente utilizzata pure per il lavoro. E c'è una misura ancora più grande di questo modello che secondo me è proprio indicato, oltre a essere molto molto fashion da questo punto di vista. Adesso andiamo a guardare la possibilità poi di allungare il manico. Eccola qui,
Altro modo di utilizzare la tracolla che rimane da un lato agganciata è quella praticamente di tirarti dentro il passante laterale e quindi la borsa si struttura in maniera completamente differente. Ecco qua. Quindi avremo una borsa che poi possiamo, come ti dicevo, infilare la mano dentro, si mantiene molto più chiusa. Sto toccando le maniglie e non grattano. Quindi passiamo ai voti. Per le cuciture il mio voto è 5. Per la tintura il mio voto è 5. Per le rifiniture il mio voto è 4,5. Fatto per ripicca perché ci ho messo 2 ore e mezza per montare di nuovo la maniglia. Quindi faccio questa forma di protesta che metto 4,5 per questo. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 5. Per l'utilità il mio voto è 3,5. Ma ti dico perché: uno per le dimensioni e due perché io le borse che la patta non si blocca, cioè ho davvero difficoltà ad utilizzare perché io sono disordinata, sono confusionale, e la borsa che si apre così completamente, poi magari mettendoci del peso dentro non succede, però la testerò proprio per valutare questa cosa. In buona sostanza la borsa la promuovo. Un po' di budget un po' più alto, insomma, come le borse già quinto, i trussardi, di cui ti invito a guardare la recensione alla fine di questo video. Vedi che nella fine di questo video c'è una scheda interessante dove ci sono dei dati a cui puoi far riferimento. Ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube, attiva la campanella per non perderti nessuna delle info e dei video che pubblicherò, sono tante cose nuove in arrivo. Mi raccomando, suggeriscimi dei brand, preferibilmente made in Italy, preferibilmente sconosciuti o comunque conosciuti da poche persone, perché io adoro scoprire nuove orizzonti e nuove frontiere. Seguimi su Instagram, scrivimi su Facebook, su Instagram, sotto a questi commenti, metti un bel like di incoraggiamento, condividilo e fammi sapere tu cosa ne pensi. Ti aspetto al prossimo video, ciao da Ornella.